anellino di bellezza. Buona idea! Ora spiegami perché è una buona idea! Perché Polly, come al solito, ci farà uno scherzo mentre dormiamo. Ma di che parli, Shani? Lo fai sempre! È vero! Ho troppo sonno per le stupidaggini, quindi io vado a letto. Ma se fossi in voi, ragazze, mi guarderei le spalle. Polly non è l'unica strega qui che può fare scherzi notturni. Oh! Posso solo immaginare cosa faresti ai miei capelli mentre dormo! Insomma, la sua voglia non è Quindi niente letto per prima. Beh, io sì. Ci vediamo domani mattina. Ho tanto sonno. Però forse se mangio non mi addormento. Devo ballare. Mi terrà sveglia? Ho visto questo film un milione di volte. È così tanto rilassante. L'aria fredda mi terrà sveglia. Ok, mi sembra che funzioni. Oh, questo ingresso è così confortevole. Quasi, quasi chiudo gli occhi solo per un momento. Io non posso continuare, ok? Nessuno stanotte farà scherzi a nessuno. Di sicuro. Buongiorno. Chi è che ci ha truccato? Io ho dormito, ma forse sono una sonnambula. Ma quella ieri non c'era! Benvenuti nella casa dei giochi di Polly, c'è spazio per tutti! E potete aiutarmi a finire di pitturare! L'avventura di oggi è costruisci il tuo divertimento! Ragazze, è abbastanza grande per un campo da basket! Stai scherzando? Questo posto è perfetto per una discoteca! Puoi farci una discoteca quando toccherà a te! Questo è uno splendido studio per un artista! Ehi, qui ci posso fare i miei esperimenti! Tieni i tuoi orrendi affari esplosivi lontano dal mio tavolo da pranzo! Ci farò i miei esperimenti! Potrebbe essere un fantastico centro di soccorso per gli animali! Gli animali servono un centro di soccorso? Pensavo ci fosse abbastanza spazio per tutti! No! Per costruire il vostro divertimento bisogna rendere questa casa più grande. Ah, sì! Ho trovato il modo per risolvere il problema! Adesso ordino il necessario. Questa è la tua soluzione! Sì, ora dovrebbe esserci spazio per tutti! Delizioso! Sì. Fare canestro al contrario non è una cosa molto facile! Forse dovrei costruire un'altra stanza! Ammaraggio! Polly, la mia limonata adesso sa di cloro con l'acqua della piscina! Sì, ma hai visto il mio volo d'angelo? Sì, Polly! Quale parte del tuffo ti è piaciuta di più? Mi è piaciuta la parte in cui eri sott'acqua! La parte in cui mi sono rigirata, ritorta e poi sono entrata nell'acqua è stata fantastica! Polly ha così tanta energia, è davvero inarrestabile! Vi dico che niente è inarrestabile. Ho trovato! La fermeremo facendola accelerare! Potrebbe funzionare! Stancheremo Polly facendole fare tutti quei fastidiosi tuffi il più velocemente possibile! Genio! Ehi, Polly, ci piacerebbe tanto rivedere quel fantastico volo d'angelo! Più velocemente, però! Grandi, mi piace il pubblico! Guardate questo adesso! Ammaraggio! Tutte le ciglia. Davvero non hai visto nulla? No, non lo vorresti rifare? Super Splash! Io non l'ho visto. Un altro! Però sono un po' stanca. Credo che mi serva una pausa. Ok. Finalmente pace e quiete. Vai! Vai! Eccomi fresca e riposata, mi piacciono i pisolini. Ora fate attenzione, questa volta sarà triplo volo d'angelo. Ve l'ho detto, mai sottovalutare il potere di Polly. Allora, chi vuole andare? Vai tu, Laila? Io? A dire il vero, io sono già salita due volte. Non l'hai fatto neanche una volta. Le luci mi abbagliano. Dai, Laila, non fare la pignola. Io non sono affatto pignola. Beh, allora mettiti l'imbracatura. Ma io ho appena mangiato! L'avventura di oggi è aiutare Laila a divertirsi e a smettere di trovare sempre delle scuse. Non posso farlo, Polly. Io sono allergica all'altezza. Non sei molto credibile. No. A che altezza sono adesso? 15 centimetri in più dell'ultima volta che l'hai chiesto. Oh, mamma, una mossa falsa e io potrei precipitare di sotto. Che cosa ho sulla faccia? Solo una goccia di sudore. Il sudore mi rovina il lucido labbra. Fatemi vento, vi prego.
C'è qualcos'altro che possiamo fare? Beh, ecco, io avrei un po' di sete. Subito! È più fredda! Devo rimettere il mio lucidalabbra. Indosso questo vestito da un po' e qualcuno può andare a comprarmene uno nuovo. Oh, basta, ragazze, non ne posso più di lei. Guarda, Rick, che sono io quella che è aggrappata quassù. Perciò sappi che dovrei chiedere anche un po' di patatine per lo sforzo. Ok, è il mio trisolletto. Lo facciamo per il tuo bene. Oh, dolce, dolcissima terra. Potrei anche baciarla. Ok, allora potrei farlo. Ragazzi! Ragazzi, vi ho mai detto che sono seriamente allergica alla terra? Wow! Alice, hai organizzato un picnic? Che cosa ci sarà? Hot dog, delle pannocchie e gelato. Oh, hot dog non sembrano straordinari. Prova, assaggiamolo. Che assaggiare! Qual è il tuo segreto? È cotto lentamente sopra un vulcano in eruzione. Sul serio, è vero. Questo sapore deriva unicamente dalla cenere di lava prima che erutti. Serve solamente un parapendio ignifugo, un triplo spiedino telescopico e tempismo perfetto. E tada! Il migliore hot dog del mondo! Per favore! Io potrei crederti, Polly, solo se quella pannocchia è buona come sembra. La nuvola di nebbia al mais, certo, cresce solo in cima alle montagne più alte. I semi sono portati dalle aquile e bagnati dalla nebbia di mais. Non esiste una nuvola di nebbia al mais! No, è totalmente vero! Questa è davvero una storia extra, extra straordinaria! È vero, e adesso la storia di questo gelato. Io lo chiamo allacciate le cinture, si parte con Polly. L'aeroplano aveva i finestrini aperti. Ma dai! Guarda che noi vogliamo la verità, non un'altra storia di Polly. Ci dice la verità, Polly! Ok, l'ho comprato al negozio di gelato. Finalmente credibile! Dove volete il gelato in viaggio con Polly? Oltre a non credermi, non possono mangiarlo tutto. Mi serve un posto dove tenerlo al fresco. Quant'è lontano il Polo Sud? Fa così caldo che potremmo friggere le uova sul pavimento. Io non lascerei mai la piscina per nulla al mondo. Sono felicissima di non essere con Ricco oggi. Perché? Che sta facendo? È ad una maratona di skateboard che raccoglie fondi per un centro che salva le tartarughe. Che bello! Oh, mai con questo caldo? Il sole scotta! Spero che stia bene. Rick? Ciao, Polly. Tutto bene? Oggi non è troppo caldo per fare una gara? No, sono al fresco, cioè ho caldo. No, non ho caldo, forse sto abbastanza bene. Colpo di calore? No, sto bene, lui parla sempre così. Sei proprio sicuro che devi farlo oggi? Devo farlo, quelle tartarughe contano su di me. Ciao, Rick, sono al fresco nella piscina. E io bevo una limonata. Oh, no. Chrissy, ha detto limonata? Ha detto limonata? Limonata. Aiutiamo Rick, l'avventura di oggi è aiutarlo a rimanere fresco. Chi è con me? Io! Beh, io non lascio la piscina. Neanch'io mi muovo. Ho avuto un'idea, funzionerà. Una limonata per me. No. Se non puoi portare Rick alla limonata, puoi portare la limonata a Rick. Questa sì che è vita. Ciao, ciao. Mi piace guidare tra i boschi. Guardate quelle montagne. Ehi, ci siete? Brava, Chris. Nessuno di loro osserva questi paesaggi straordinari. Ho trovato, allora l'avventura di oggi è avere un'avventura. Ciao, Rick. Che ci fai qui? Ti sei perso? Siamo in un parco, è impossibile perdersi. Possiamo esserci perse, siamo vicine a... Persi? Oh. E ora? Che facciamo? Proseguiamo. Troveremo qualcuno che ci indichi la strada. Questa è la situazione in cui non so che cosa fare. Qui è dove... Le ultime persone che si sono perse da queste parti alla cena non ci sono arrivate. Mai! Questa storia io l'ho già sentita. Salve, straniero! Beh, anche se mi dovessi perdere, il mio look dovrà essere sempre perfetto. Laila, quanti lucidalabbra abbiamo? Uno. E se non riuscissimo più a procurarcene altri? Cosa? Quanto pensi che potrà durare questo qui rosa? Poco! Questa è una tragedia! Ciao, Rick! Ciao, vi siete perse? Io? No, ma loro sì. Volevo solo avere un'avventura. Ehi, ho solo una tacca al mio telefonino! Su, dammelo! Adesso vediamo se riesco a... No, non funziona! Quanto pensi che ci metteranno a capire che non sono mai uscite dal parco? Dobbiamo dirglielo? No!
2, 4, 6, 8. Sì, Kirsty, ce l'abbiamo fatta! La prima fila è nostra! Non sono mai stata davanti prima d'ora. Paura, eccitazione, divertimento. Questa è la cosa più fantastica che abbia mai fatto. Questo in assoluto sarà il giorno migliore di sempre. Ehi, scusa, non si passa avanti. Ehi, questo tipo non ha rispettato la fila. Ci è passato davanti, fa qualcosa. 2, 4, 6, no! Avrà il posto in prima fila. Che maleducato. E va bene. Non è così importante. No, invece è importante. I posti davanti sono i migliori. Scusa. La mia amica e io volevamo sederci davanti. Potresti lasciarci passare? No. Oh no. Non è andata bene. Già, vedo che te ne sei resa conto, Polly. Mi è venuta un'idea, spero che funzioni. E posso? Puoi cosa? Fidati, sistemeremo il maleducato una volta per tutte. Bene, ce l'abbiamo fatta! Tra un anno sarai abbastanza alto per salire sulle montagne russe. Evviva, è il miglior giro di sempre! Il nastro trasportatore porta le caramelle nel recipiente del gelato diventando... la sorpresa gelato gomosa di Polly! L'avventura di oggi è innanzitutto rendere felice Lia. Oh, la mia collana! L'ho persa! Pensavo potresti averla persa. Cambio di programma. Allora, Laila, com'è fatta? La collana ha un ciondolo ovale, grande così, rosso rubino. Ecco la collana, ma niente rubino. Ehi, assomiglia a questo. Oh, che bello, l'hai trovato! Non proprio, mi dispiace, questa è una caramella. Oh, ma allora... Devo fermare la macchina delle caramelle gommose. Opla! Cerchiamo il ciondolo rosso rubino. Ma come lo riconosciamo? Beh, sarà l'unico che non appiccica. Su, forza, iniziamo a cercare. Tra queste il ciondolo non c'è. Che cosa facciamo ora? L'ho visto, è lassù! Se finisce nel recipiente del gelato non riusciremo mai più a trovarlo. Il mio rubino! Non ce la farà, è impossibile! Preso. Intendi dire questo? Grazie! L'avevo messo da parte. Delizioso! Oh, ragazze, mi ero dimenticata di dire che era una caramella. Quelle rosso rubino sono le mie preferite. Ok, il ciondolo è stato ritrovato. Ora chi vuole del gelato? L'avventura di oggi sarà fantastica. Oggi Laila e Chrissy saranno intervistate da Kiyomi Chic, la più famosa giornalista di moda. Vado io! Sorpresa! Kiyomi Chic? Sì. Chrissy, Laila, è per voi? Non possiamo, ci stiamo preparando per... Kiyomi! Sei in anticipo! Oh, siete pronte per indossare la vostra nuova linea di moda, vero? Certo! Dacci un secondo per cambiarci! A che punto siete? Avevo detto a Laila di assicurarsi che consegnassero in tempo i nuovi vestiti! Sì, ma poi ho detto a Chrissy di farlo lei! E quindi posso immaginare che i vestiti non siano mai arrivati? Proprio così! Ma andiamo, non può essere così difficile! Allora, qual è la prima regola della moda? La prima è essere sicuri di se stessi. Ecco il nostro nuovo look. Oh no, non esiste mai e poi mai. Sì, lo faranno. Oh, ma guarda, un tutù, delle ali e una coda. C'è forse una nuova moda un po' frufru di cui non ho mai sentito parlare? Tu non hai mai, sentito... la moda miau? Beh, ecco a dire la verità, io non... Ma è fantastico! Oh! Abbiamo scoperto che siete proprio voi le designer che hanno creato questo look miaulizioso! Ma non è fantastico? Ho visto di tutto, cose di ogni genere, ma non avevo mai visto una cosa come questa! È terribilmente eccitante! Ne uscirà un articolo favoloso! La moda miau! Ok, sono entusiasta! L'avventura di oggi è fare il giro del mondo in 80 minuti! Pilota automatico, tocca a te! Penso che dovremmo tornare subito a terra, prima che sia troppo tardi. È già troppo tardi! È questa la linea di partenza! Fantastico! Kirsty, vai con l'orologio! Via! Aggrappatevi, ragazzi! Possiamo cadere? No, il pilota automatico crede che sia un temporale e sta solo cercando di evitare i lampi! Il giro del mondo in 80 minuti così! Dobbiamo rimettere
la barra di nuovo sul pilota automatico. Forse riuscirò a raggiungerla da qui. Su, lanciate le vostre scarpe! D'accordo! Uno, due, tre! Scarpe? Oh, ok! Niente male! Bel lavoro! C'è ancora tempo per recuperare e girare intorno al mondo in 80 minuti! Livello minimo di carburante. Allacciate le cinture per l'atterraggio. Ah, sì, davvero bello. Ma come è potuto succedere? È stata tutta colpa di quella barra di comando che... Polly, fermati! Hai appena girato intorno al Polo Nord. Questo tecnicamente significa che hai appena girato intorno al mondo in 80 secondi! L'avventura di oggi è girare... Ehi, io non ci posso credere, ma... Lady Synchrony si esibirà dal vivo oggi! Ma il concerto dove lo terrà? Potrebbe tenerlo ovunque. Beh, forse potrebbe anche esibirsi nel tuo cortile. Nell'ultimo servizio sul suo blog indossava un cappello che sembrava proprio... La Torre Eiffel? È un indizio! In quanto tempo possiamo arrivare a Parigi? Chrissy, Laila! Hai visto la sua intervista dell'altro giorno? Quella in cui lei stava davanti a una palma? Tipica delle... Hawaii? Che cosa aspettiamo? Avete capito male? Polly, scusa, ma tu non sei esperta sulla disincroni quanto noi. L'ultima volta che si è esibita ha cantato sushi, sushi, sushi. E le sue super fan vanno in Giappone. Ragazzi, aspettate! Che cosa? Non ti sento! Ti richiamo dal concerto! La disincroni, arriviamo! E Polly, dice che sa dove si terrà realmente il concerto. Pensi sia vero? Polly, ti manderemo una foto dal concerto che è... a Tokyo! Aloha, Polly! Scusami, ma ora non posso parlare. Aloha significa arrivederci, quindi... Aloha! Pronto? Pronto? Ho attaccato! Mi sento come se mi avessi tradita! Nessun concerto! Non è possibile! Qui non c'è niente, solo delle bellissime spiagge! Ciao, ragazze! Ciao, Rick! Se non volete ascoltare me, forse vi farà piacere ascoltare Lady Synchrony! Lady Synchrony è fantastica! Sushi, 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 sushi! Yeah!